E mattina mi viene istintivo parlare piano, ma non ce n'è ragione. Fa freddo, mi sono alzato da poco. Fa strano, è la prima volta che faccio un video in pigiama, ma il tema è azzeccatissimo, perché oggi parliamo di questo, di un fantastico pambaletto o pancarré fatto in casa. Ora mi prendo un po' di caffè, che dovrebbe essere pronto. Ora giuro che non ho fatto la napoletana perché sono napoletano. Mi sto scottando, ok? Anzi, devo dire la verità, sono un grande appassionato di espresso, però ogni tanto il caffè nella cucumella mi fa veramente piacere. E siccome stamattina ci dobbiamo fare un po' due chiacchiere per fare questo pamboletto fantastico, la cucumella e questo tipo di caffè è quello che si presta meglio alle chiacchiere. Non mi cominciate a dire se è napoletano, il caffè va preso amaro, parapipparapà. Io il caffè lo bevo dolce. Quindi mo piglio, ci metto lo zucchero. Un cucchiaino, non è che ce ne metta assai. Me lo sorseggio. Caspita, stamattina è proprio buono. Prendo questa fantastica e profumatissima fetta di pamboletto. Ci metto pure un po' di marmellata. Lo so che mi sono fatto un po' cocchiatto, però la colazione pure si va fatta. E vi racconto due cose. Soprattutto vi racconto perché secondo me, intanto gli do un morso. Buonissimo. Veramente buono. Dicevo, perché secondo me può valere veramente tanto la pena fare il pamboletto in casa. Le ragioni sono poche, ma sono molto efficaci. Uno, la più importante di tutte, non ha assolutamente nulla a che vedere come sapore, profumo con quello comprato. Sapete che quelli comprati, insomma, ci sono dentro diversi conservanti, l'alcol in superficie, che è la cosa più normale perché va messo sempre quando si mettono in busta, ma questo profuma di pane, e se poi ci giocate un pochino come ho fatto io con i semi e con varie cose, lo potete aromatizzare come volete, diventa veramente una colazione particolare. E secondo motivo, ancora più importante, unito al primo, è semplicissimo e piuttosto veloce farlo. Quindi davvero è uno di quei prodotti che se si è un po' appassionati di cucina non ha quasi senso comprare al supermercato, perché il salto di qualità è davvero enorme e l'impegno è relativamente basso. Allora, mentre io mi finisco questa fetta con la marmellata, a voi faccio vedere come l'ho realizzato e vedrete che sarà divertente, semplice e il risultato ottimo. Allora, diamo un rapido sguardo agli ingredienti, ovviamente farina di tipo 000 di media forza, del latte appena intiepidito, lievito di birra, miele, sale, zucchero, burro appena ammorbidito in consistenza da pomata e dei semi opzionali, questo sarà a vostro gusto inserirli o meno. Le quantità che troverete in descrizione sono adatte per uno stampo rettangolare da circa 30 cm. E partiamo con la preparazione. Questa volta ho preferito andare a lavorare direttamente sul tavolo, quindi ho versato la farina sul piano di lavoro. Se volete, voi potete fare tutte le stesse cose all'interno di una ciotola abbastanza capiente. Quindi ho creato un foro al centro della farina e vado con il latte intiepidito. Mi raccomando, appena intiepidito, massimo 28-30 gradi. Quindi non basatevi sul tepore che sentite con le mani, ma magari misurate la temperatura, perché altrimenti potrebbe essere troppo caldo per il lievito. Quindi vado a sciogliere il lievito di birra nel latte come fosse una saponetta, lo sciolgo per bene. E poi inizio a inserire gradualmente gli altri ingredienti. In questo caso sono partito dal miele, lo zucchero e il sale. E con la mano ovviamente ho iniziato a mescolare, dapprima solo per sciogliere questa miscela di zucchero, sale e miele, quindi senza prendere la farina. Con le dita cerco di sentire se piano piano ho sciolto il sale e il miele. E poi gradualmente inizio a prendere la farina dal perimetro, iniziando piano piano a mescolare, quindi si creerà dapprima una pastella. Man mano che il liquido sarà contenuto, posso cominciare a prendere più farina per andare più veloce e inizio ad impastare. Ora io ho fatto pochissimi tagli in questa lavorazione perché voglio mostrarvi che in realtà è appiccicoso, è scomodo,
lavorare impasti a mano per tutti, perché spesso mi dite ma tu hai una grande manualità, ma voglio mostrarvi che comunque l'impasto si appiccica, devo lavorare sul banco, staccarlo anche io, quindi è una cosa normalissima. Lascio ancora un po' di farina sul banco e a questo punto, quando l'impasto è ancora molto grezzo, prendo il burro, mi raccomando, deve essere ammorbidito in una consistenza da pomata, in modo che lavorando a mano riusciamo a incorporarlo facilmente. Se lavorassimo con un'impastatrice potremmo mettere anche il burro un po' più solido, ma lavorando a mano andiamo con la consistenza pomata, che comunque è la più corretta. Ho lasciato un po' di farina ancora sul banco proprio perché, lavorando l'impasto con il burro a pomata, piano piano il burro inumidisce l'impasto, e avere ancora un po' di farina sul piano di lavoro mi aiuta a far staccare l'impasto sia dalle mani sia dal tavolo. Se avete fatto caso, all'inizio non ho inserito i semi che potevo tranquillamente mescolare alla farina. Perché li ho tenuti verso la fine? Perché mi danno una mano, adesso facendo attrito con l'impasto, a staccarlo dalle mani e dal banco. Quindi diciamo che è un piccolo trucchetto che ho utilizzato, tenere i semi alla fine, per aiutarmi in questa fase in cui l'impasto sicuramente è appiccicoso perché è umido, c'è il burro. L'attrito e la consistenza dei semi mi danno una mano a farmelo staccare sia dal banco che dalle mani. Come dicevo prima, i semi sono assolutamente opzionali, quindi potete fare a meno di inserirli. Io ho inserito semi di lino, chia e canapa, voi potete scegliere un'altra miscela oppure mettere semplicemente della frutta secca, insomma a vostro piacimento. Quindi mi aiuto appunto con l'attrito dei semi per continuare ad impastare. Come vedete, l'impasto è appiccicoso e anch'io ho difficoltà a farlo staccare dalle mani e dal banco, ma non continuerò molto oltre. Vado solamente con un tarocco a raccogliere tutti i residui dal tavolo, i residui di farina e di impasto, li porto sotto al panetto e a questo punto, come sapete, non c'è bisogno di continuare con l'azione meccanica, ma faremo fare il resto a riposo. Quindi copro con una ciotola e lascio riposare 20 minuti. Trascorso questo tempo, con le mani inumidite, quindi passate sotto l'acqua e ben bagnate, stacco prima l'impasto dal banco con un tarocco. Le mani bagnate non mi faranno attaccare nuovamente la pasta alle mani e vedete che ora è completamente cambiato l'impasto. Non ha più quella forma appiccicosa, quella sembianza così grezza, ma è quasi diventato liscio, quindi vado a fare poche pressioni con le mani, giusto per ricompattarlo, e lo copro e lo lascio riposare altri 20 minuti, così la maglia glutinica si strutturerà ancora di più. Secondo riposo, trascorso sempre mani bagnate, mi raccomando, perché ci aiutano veramente veramente tanto. Stacco sempre prima dal banco per non tirare la pasta. Do un'altra piccola lavorata con i polsi, sempre in questo modo. Mi assicuro che l'impasto sia veramente liscio e omogeneo. Vedete che ho fatto davvero poco, perché è praticamente formato, è una bellissima palla compatta, liscia, davvero perfetta. Con pochissimo sforzo, solo un po' di scomodità nella fase iniziale perché è appiccicosa, ma adesso è perfetto. Lo metto nella ciotola da riposare. Copro e lascio riposare fino al completo raddoppio. Ora, per i tempi di lievitazione, sì, me ne sto facendo un'altra, ricordatevi sempre che possiamo essere leggermente flessibili. Basatevi sempre sul raddoppio visivo, quindi se nella ricetta, nella preparazione, come in questo caso, è indicato di far raddoppiare, bisogna davvero aspettare che raddoppi. Se abbiamo fretta, dobbiamo accelerare con un po' di calore, quindi solito metodo, forno spento con la luce accesa. Se invece dobbiamo guadagnare tempo perché dobbiamo fare una commissione o via dicendo, lo mettiamo a raddoppiare in un posto fresco. O addirittura, se succede qualche imprevisto e non abbiamo calcolato bene le tempistiche, lo possiamo mettere a bloccare in frigorifero e far riprendere la lievitazione in un secondo momento. L'importante è proprio valutare il raddoppio, sia nella prima fase che nella seconda, nella teglia che adesso vedrete tra poco. Io finisco colazione intanto. Eccoci qua, l'impasto è completamente raddoppiato a temperatura ambiente, in casa mia ci sono circa 20 gradi, 21 gradi, ci ha impiegato circa 2 ore, c'è una buona quantità di lievito, quindi è abbastanza veloce. Ho foderato lo stampo da 30 cm con della carta forno
E ora con l'aiuto di un mattarello dovrò andare a stendere e piegare l'impasto. Adesso vi mostro come. Butto un po' di farina sul banco di lavoro per sporcarlo proprio di farina, quindi vedete, l'ho buttata in maniera grezza e poi l'ho spostata in modo che rimanga un velo. Trasferisco l'impasto sul piano, lo infarino leggermente, sposto l'eccesso di farina perché non vogliamo che vada troppa farina all'interno dell'impasto. E adesso con un mattarello e avendo lo stampo davanti a me per avere un riferimento di misura, vado a stendere un rettangolo. La pasta dovrà diventare più o meno di forma rettangolare ed essere più larga dello stampo in cui andremo a posizionarla. Quindi vedete, me lo sono messo verticalmente davanti a me in modo da avere un riferimento e vedete che allungo l'impasto, ma soprattutto lo allargo più della capienza, dello stampo. Questo perché adesso prenderò i due lembi laterali e andrò a piegarli per metà, creando praticamente un rettangolo più stretto e lungo in questo modo. A questo punto non mi serve più il riferimento dello stampo, continuo a stendere ed allungarlo un po', quindi faccio pressione in modo che i due lembi si attacchino tra di loro e vado a stenderlo. Ora non deve essere sottilissimo. Diciamo che uno spessore di 1,5 cm, 2 cm va bene, insomma, non c'è una misura standard. L'importante è che l'allunghiamo un pochino. Piego un lembo e inizio ad arrotolare l'impasto su se stesso, in questo modo, creando praticamente un cilindro. Cerco di contenere sempre i laterali perché tenderanno un pochino ad uscire. Quindi arrotolo in maniera stretta, senza esagerare, ma arrotolo. A questo punto do ancora qualche leggera pressione per allungare leggermente l'impasto. Non devo andare veramente a stenderlo, quindi giusto un pochino per allungarlo appena appena per occupare quasi interamente la lunghezza dello stampo. Anche se sarà un po' più corto va bene, tanto poi crescendo occuperà tutto lo spazio. Quindi lo posiziono e lo lascio riposare in un luogo riparato perché altrimenti secca sopra in superficie fino al completo raddoppio. Ed eccolo qui pronto e raddoppiato. Come sempre, io mi incanto a guardare gli effetti della lievitazione. Sarò un bambino, ma mi piace sempre osservarlo. Bene, intanto preriscaldo il forno a 190 gradi, modalità statica. E vado a spennellare il mio futuro bambaletto, in questo caso solamente con del latte. Potete spennellarlo con diverse soluzioni, solo con l'uovo per esempio, solo con la panna o con una miscela di tuorlo e panna. Io ho preferito fare solamente con il latte. Quindi preriscaldato il forno a 190 gradi statico, stessa cosa per il forno di casa, vado a inserirlo nel forno di casa in posizione medio-bassa. Appena messo dentro, do una spruzzata di acqua con un qualsiasi spruzzino, giusto per creare un pochino di vapore, e lascio cuocere a 190 gradi in modalità statica per circa 25-30 minuti. E dopo 25-30 minuti vi troverete davanti a questo spettacolo. Deve essere completamente colorato. Questa tempistica vi assicura anche che sia ben cotto all'interno e guardate che meraviglia, ancora fumante, davvero bellissimo. Avendo messo la carta forno all'interno dello stampo sarà veramente facile estrarlo, quindi lo tiro fuori, tolgo ovviamente la carta forno e lo lascio raffreddare su una griglia in modo che il fondo non rimanga bagnato e non diventi molle. Mi piace troppo, è bellissimo. Ovviamente prima di tagliarlo bisogna aspettare che raffreddi, l'ho fatto raffreddare un po', ma come al solito sono molto frettoloso e quindi sono andato a tagliarlo ancora tiepido. Ed è bellissimo vedere la struttura interna completamente regolare. Siamo sempre abituati a vedere buchi grandissimi, ma ovviamente in un bamboletto non devono esserci, deve essere una mollica ovviamente omogenea e compatta e ben sviluppata, come in questo caso, morbidissimo, fantastico e super profumato. Allora, finito il video, pronto il vostro bamboletto, per me è finito pure il momento per la colazione e quindi è tempo di andare. Come lo conservo il bamboletto? In diversi modi. Allora, se lo consumiamo, diciamo, nel giro di 3-4 giorni, possiamo metterlo in una busta di plastica dove seccherà sicuramente di meno, ma dobbiamo stare attenti a non prolungare
troppo la permanenza nella busta di plastica perché potrebbe ammuffire, soprattutto non andiamo a sigillarla ermeticamente, la chiudiamo alla buona, ok? La busta di carta sicuramente fa respirare il prodotto, ci fa evitare le muffe, ma tenderà a seccare più velocemente. Diciamo che è un prodotto senza conservanti, quindi va consumato in 3, 4, 5 giorni al massimo. Altrimenti nessuno ci vieta di affettarlo, metterlo in delle bustine e congelarlo pronto all'uso. La mattina ci vorranno pochi secondi a scongelarlo o nel microonde o in una friggitrice d'aria o su una padella o nella tostiera. Io so che questo andrà via abbastanza velocemente, quindi lo preservo dall'asciugarsi troppo in una busta di plastica, non la chiudo ermeticamente e lo consumerò in circa 4 giorni. Questa è semplice, efficace, con un risultato che vi darà grande soddisfazione per voi e per le persone della famiglia per cui andrete a prepararlo. Quindi qui non ci sono scuse, bisogna provare a farlo. Scappa a prepararmi. Un bacio, vi voglio bene e a presto.